Dopo aver avuto barche con tanti numeri, abbiamo voluto fare una barca con una lettera, che abbiamo scelto la lettera B perché mia nipote si chiama Beatrice. Abbiamo fatto disegnare a lei una B e quella è la B che adesso è sulla poppa della barca. L'idea parte un po' da lontano, parte dal 2009-2010, quando abbiamo fatto il Twin Soul 6. Doveva essere una barca veloce, estremamente leggera, performante, ma con gli interni doveva essere un hotel 5 stelle. È arrivato in cantiere e ha detto: voglio un 80 piedi figo. Da regata, che però sia comodo da usare in crociera, insomma, molto nello stile Milius. La prima preoccupazione è stata: sono andati col metro nel mio cantiere per vedere se ci stavamo dentro con la delfiniera o se la delfiniera la dovevamo tenere smontata. Invece fortunatamente ci sta, ci siamo resi conto che forse ci sta anche una barca un po' più grossa. Le rotelline hanno incominciato a girare all'impazzata, ho preso il capo officino e ho detto: dovevamo rinnovare questo spazio. Queste macchine per l'acciaio non vanno più bene, dobbiamo spostarle, dobbiamo fare un soppalco diverso per la lavorazione. Quando la curiosità dei ragazzi è arrivata alla domanda: ma perché tutto questo? Ragazzi, facciamo un 80. Quando abbiamo iniziato a parlare di questo progetto, ho sicuramente parlato a lungo col mio comandante, ho parlato a lungo col mio equipaggio. Non è stata una scelta di la voglio così, deve essere così. No, abbiamo detto: cosa c'è di meglio oggi sul mercato? Per la prima volta abbiamo utilizzato i serbatoi che vengono utilizzati anche in Formula 1. Abbiamo spinto un po' al limite l'albero usando un alto modulo. Abbiamo applicato una randa square top, quindi una superficie velica enorme, tutto un po' al limite. Ci siamo accorti che funzionano bene e adesso possiamo serenamente offrire agli armatori che vogliono la barca ultraleggera. La Milius ha certamente due anime. Ma un racer cruiser vero, sei tu che decidi se spostarlo più sul racer o sul cruiser. Cioè, realizzi delle bellissime regate in racer, è una barca che mette gli artigli, e poi improvvisamente diventa docile e puoi fare delle vacanze meravigliose, quindi non rinuncia a nessun comfort. Quelli che tutti gli altri cantieri chiamano compromesso. A me la parola compromesso in realtà non piace. Pensare che il risultato è un compromesso tra prestazione e comfort. No, non rinunciare nulla nella prestazione, ma non rinunciare nulla nel comfort. Faccio un esempio: su Twin Soul B abbiamo dedicato una zona in sentina per poter conservare fino a 120 bottiglie di vino, e quelle mediamente non vengono mai sbarcate, indipendentemente se si va in regata o in crociera. Forse il momento più bello è stato quando ho visto la barca assemblata, completamente vuota, e sono entrato il primo giorno qua in stabilimento e mi sono accorto gli spazi e le dimensioni che aveva. E mi ha colpito in maniera particolare. E ho detto: ragazzi, mettiamocela tutta perché solo noi la potremo rovinare. Così è bellissima, quindi mi sono accorto che le barche più sono vuote più mi piacciono. Ogni barca ha il suo spirito e senti il feeling che ti arriva dall'armatore tantissimo quando sali su una barca, e ogni barca ha il suo carattere. Se voi salite su Oscar 3 sentite tutto il carattere di Aldo, se salite su Twin Soul B sentite tutto il carattere di mio papà, perché mio padre è così, è una persona molto razionale ed elegante, che però è capace di farsi prendere dalle passioni. Questa dualità dentro se stesso l'ha rappresentata perfettamente nella sua barca. Un
Per fare una bella foto di nautica non so nemmeno io cosa serve, però quando la foto è bella vuol dire che già la barca è una barca che funziona bene. Molto semplice, molto manovriera, veramente molto sensibile al timone, anche con vento, con un minimo di bow thrust, essendo così leggera, riesci proprio a manovrarla molto facilmente. Quando vai di bolina e cominci a vedere lo speedometro che va oltre 10 nodi, è una bella sensazione ed è un oggetto che va veloce, un oggetto che sviluppa tanta potenza. Ti rendi conto delle forze in gioco che sono enormi, cioè non c'è niente che sia controllabile da un essere umano, c'è bisogno comunque di berricelli, di scotte fatte del materiale giusto. Il gioco delle scotte, mi fai delle scotte sottilissime, ne tengono tonnellate. È bello, cioè dà una sensazione notevole, hai il controllo del mondo. La potenza di Twinsol B è sorprendente. Nonostante questa potenza, lei è docile, si fa condurre da chiunque. E questo è molto bello perché non è assolutamente aggressiva, è potente senza essere aggressiva. È molto aggraziata, è una barca che ha una grazia meravigliosa sull'acqua e difficilmente trovi barche che sanno navigare in questo modo. Grinta, perché ha carattere, è una ragazza con un bel carattere e tanta passione che ci rispecchia perfettamente. Io quando arrivo su Twinsol B mi sento a casa. Per me è stato un sogno che si è realizzato. Poi ovvio che abbiamo i sogni, oggi si è realizzato quello, magari fra 2 anni ce ne sarà un nuovo sogno. Mio padre ha già dichiarato che vuole la barca nuova e sa già come vuole farla. Non abbiamo la sensazione, abbiamo una certezza.